Con 22.000 aziende e 13 milioni di turisti all'anno continua la crescita dell'agriturismo in Italia, un settore che si dà appuntamento dal 17 al 19 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi per Agri e Tour, il salone nazionale dedicato alla vacanza rurale, una grande vetrina che da 16 anni si tiene proprio in Toscana, storicamente tra le regioni leader dell'agriturismo, con 4.500 aziende, 62.000 posti letto e un fatturato da 300 milioni di euro all'anno. La Toscana, come dico sempre, rappresenta oltre il 20% dell'offerta agrituristica nazionale. Peraltro di questi oltre 4.500 agriturismi, oltre 1.800 sono a conduzione femminile, il che vuol dire che nell'ambito della multifunzionalità, della ricezione, dell'accoglienza, le donne, voglio dire, hanno un grosso ruolo. L'agriturismo offre, diciamo, un qualche cosa di diverso, offre un aspetto di accoglienza, offre un aspetto di vivibilità, offre l'opportunità spesso di stare veramente all'interno delle aziende agricole e di verificarne, diciamo così, la bontà, diciamo, delle produzioni agroalimentari, oltre alla bellezza del nostro paesaggio e di tutto quello che ci circonda. In programma ad AgriTour oltre 60 eventi tra master, convegni, workshop per gli operatori del settore, ma anche cooking show dedicati ai piatti della tradizione rurale, il campionato della cucina contadina e ancora laboratori per bambini e famiglie offerti dalle fattorie didattiche e corsi di formazione per imparare a potare un olivo, degustare i vini o coltivare un piccolo orto. Quali sono le novità di questa edizione di AgriTour? Beh, sicuramente una evoluzione in senso più tecnico dell'evento, perché ovviamente si tratta di un settore in continua crescita ed evoluzione, ma anche un settore che richiede sempre più specializzazione. Mentre è nato quasi come la necessità di riconvertire le campagne abbandonate, casolari e altre cose, in questo momento è diventato di fatto un motore di un certo tipo di turismo che guarda al rispetto ambientale, che guarda alla campagna appunto in stretta relazione con il turismo, che deve essere necessariamente accompagnato da una crescita dell'imprenditore.